Oggi vi voglio presentare un rasaerba adatto per l'utilizzo delle batterie a cappa. È un nuovo rasaerba che fa la STIHL con una larghezza importante, 53 cm, prima non ce l'avevamo, per cui chi ha delle superfici abbastanza grandi e vuole continuare ad utilizzare il sistema che ha già, avendo acquistato un decespugliatore, un soffiatore, un tosasiepi o una motosega e così via, può anche utilizzare un rasaerba di grandi dimensioni. Quindi abbiamo l'alloggiamento per le batterie, abbiamo un secondo alloggiamento di riserva sempre per la batteria, un sistema di variazione di altezza molto comodo attraverso questa leva che arriva fino a 10 cm d'altezza. Monostegola. Significa che vado molto bene a prendere il cesto una volta che è pieno e non lasciarlo per farlo passare sotto l'altra stegola, quindi molto comodo, velocizzo. Cesto in plastica, forato dai fianchi per scaricare sempre molto bene l'aria. Una volta che il cesto è pieno e ho il segnale attraverso questo spioncino qui, l'apertura posteriore del cesto mi consente di svuotarlo in pochissimo tempo. Lama multifunzione significa che attraverso una lama studiata in maniera particolare posso sia fare il carico e posso anche fare il mulching. Scarico laterale attraverso la porta laterale della macchina e possibilità di mettere un tappo proprio per fare mulching. E in definitiva, macchina con la scocca in acciaio, ben fatta, nuova linea, nuova serie della STIHL dalle grandi prestazioni. Manico che si può regolare a diverse altezze in base all'altezza dell'operatore per la sua comodità di manovra e chiaramente ha la trazione, questa macchina, e la possibilità di richiudere la stegola per riporlo in poco spazio o per poterlo trasportare in poco spazio. Quindi, in definitiva, se volete continuare ad utilizzare il vostro sistema a cappa, cioè il tipo di batteria, abbiamo una nuova macchina molto grande, l'RMA 253T, cioè con la trazione.